Prima di iniziare il discorso della stregoneria, dobbiamo comprendere innanzitutto qual è il concetto dell'uomo, qual è la relazione fra l'uomo e il mondo che esiste in questo momento. In questo momento il concetto portante, il concetto di relazione fra l'uomo e il mondo è il concetto voluto e manifestato dal monoteismo. E in che qualità questa relazione fra l'uomo e il mondo è manifestata dal monoteismo? Bene, io vi leggo esattamente qual è quella relazione partendo dalla Bibbia dei cristiani. Ed è esattamente Genesi 1:26. In termini spicci viene chiamata la prima creazione. Chi ha si è letto la Bibbia di solito cosa fa? La prima cosa che si legge è la Genesi, dopodiché difficilmente va avanti a leggersi queste obriosità. Ebbene, nella Genesi della Bibbia noi abbiamo due creazioni. Però la prima ci interessa per il nostro discorso, la seconda ci interessa per ben altri discorsi, ma questo non è l'argomento, diciamo così, che trattiamo adesso. E si tratta esattamente della Genesi 1:27. Attenzione, sentite un po'. Il Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Lo creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: prolificate, moltiplicatevi e riempite il mondo, assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare e su tutti gli uccelli del cielo e sopra tutti gli animali che si muovono sopra la terra. E Dio disse ancora: ecco, vi do ogni pianta che fa seme su tutta la superficie della terra e ogni albero fruttifero che fa semi. Questi vi serviranno per cibo. E questo passo della Bibbia in realtà è il passo della Bibbia fondante, quello che è il monoteismo. L'uomo, per volontà del Dio padrone, viene prima di tutto separato dal mondo, cioè l'uomo è una cosa, gli animali, i microrganismi, gli uccelli, i pesci sono un'altra cosa, e questa è la prima operazione che fa il monoteismo. L'uomo è immagine di Dio, è immagine di Dio, è stato creato, mentre invece gli animali no. Ed è la prima separazione che viene fatta. La seconda separazione che viene fatta è l'uomo viene demandato dal padrone assoluto, creatore dell'universo, ad essere il padrone di tutti gli esseri del pianeta e di dominarli. Assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare e su tutti gli uccelli al di sopra e sopra tutti gli animali che si muovono sopra la terra, cioè assoggettali, dominali. L'uomo che per mandato di Dio possiede le cose, e questa relazione che viene imposta dalla Bibbia è il motivo dominante che ha condotto la storia per 1600 anni. Dopodiché è vero che la storia è cambiata, ma per cambiare la storia, per cambiare quella relazione, la relazione fra l'uomo e il mondo, sono stati necessari degli sforzi immani, dei casini immani e degli immensi problemi. La stregoneria era consapevole di questo e ha sempre agito per riportare le cose nel giusto ordine. Però quali sono le cose nel giusto ordine? Esattamente il contrario di queste due direttive. Uno,
L'uomo non è separato dagli altri animali, non è separato dalle piante, non è separato dal pianeta, dalla terra. 2. L'uomo non domina, né può dominare nulla, al massimo può distruggere. E questi due presupposti fondamentali della stregoneria sono i presupposti, oggi come oggi, anche della scienza. In pratica, cos'è che noi stiamo scoprendo un po' alla volta? Stiamo scoprendo che gli animali parlano, le piante parlano, l'uomo parla. Sì, è vero, a volte siamo sordi al loro parlato, no? Magari a volte non abbiamo neanche gli strumenti per riuscire a riconoscere che loro parlano. A volte siamo troppo pieni di noi stessi per renderci conto che loro stanno parlando. Però è così. E se noi riprendiamo in mano un attimino il discorso fatto dai monoteisti, fatto dalla Bibbia, che dice: il Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò maschio e femmina, e Dio li benedisse e disse loro: prolificate, moltiplicatevi, riempite il mondo, assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare, su tutti gli uccelli del cielo, sopra tutti gli animali. Mi spiegate a questo punto che senso ha? Cioè, che senso ha dominare ciò di cui si è parte? Che senso ha possedere ciò in cui si potrebbe vivere all'interno? Che senso ha che io mi ritenga padrone di chi ha la mia stessa struttura del DNA, cioè la mia stessa forma base, magari un po' più corta, magari un po' più lunga, però è sempre la stessa struttura del DNA? Cioè, che senso ha a quel punto, se non per chiudere le mie orecchie, per tappare le mie orecchie ai suoni del mondo, per separarmi dal mondo? Perché allora non è il Dio monoteista che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, separandolo dagli altri, uccelli, pesci, animali, piante, ma è chi ha tappato le orecchie dell'uomo, che lo ha separato dagli animali, dalle piante, dei pesci, e gli ha messo nella testa l'idea che lui è superiore, e lo ha fottuto, perché questa è la realtà. Gli ha tappato le orecchie, gli ha chiuso gli occhi, gli ha messo in testa l'idea di essere superiore al mondo, e in realtà lo ha ucciso. E questo è il senso totale della Bibbia. La Bibbia è la distruzione dell'uomo. Ed è importantissimo che noi riusciamo a capire questo, perché altrimenti, torno a ripetere, non si comprende la stregoneria. Cioè, non si comprende perché gli stregoni e perché le antiche religioni consideravano gli animali, l'acqua, il sole, le piante, la terra e gli uomini attraversati dalle stesse tensioni, attraversati dagli stessi dei. E nelle piante, negli uomini, negli animali, nel mare, nella terra, nel sole, vedevano gli dei. Perché in realtà tutto questo è unito. Tutto questo è un insieme, e non si può separare una singola parte da un insieme pensando che questa parte sia diversa dall'insieme. Non si può separare la specie umana dalla natura. La specie umana non vivrebbe senza la natura. La natura potrebbe vivere senza la specie umana. Per cui possiamo essere un peso, se vogliamo, per la natura, ma la natura non può essere un peso per noi. Proviamo ancora ad andare avanti, perché tutto questo ci riporta alla visione della stregoneria, a questo immenso mare, in questo vortice della vita, immenso vortice della vita, in cui non solo le specie, ma anche i singoli individui di ogni singola specie nuotano
costruiscono se stessi e percorrono quello spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Perché alla fine la vita è tutta là, cioè si nasce e si muore. Noi possiamo soltanto decidere, anche quando morire se vogliamo, ma possiamo decidere come percorrere questo spazio che va dalla nascita alla morte. Là noi, all'interno di questo spazio, possiamo esercitare la nostra intelligenza, le nostre strategie, possiamo esercitare la nostra magia, oppure possiamo ucciderci un po' alla volta. E non è noi come esseri umani, ma noi come esseri della natura, che vale per il virus, vale per il batteri, vale per l'albero e vale per il gorilla. Da un articolo della Repubblica del 5 ottobre del 2005, le foto dimostrano che la capacità di creare strumenti non è una prerogativa solo degli uomini. Il bastone da passeggio del gorilla, così cammina l'evoluzione. Alcuni esemplari hanno dimostrato senso artistico di saper comunicare. Tutto ciò ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. Torno a ripetere la frase perché è una frase che risponde alla follia della Bibbia dei cristiani. Tutto ciò ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. È un articolo della Repubblica del 5 ottobre del 2005, e mentre la Bibbia dei cristiani dice: riempite il mondo, assoggettatelo e dominate sopra i pesci del mare e su tutti gli uccelli, l'articolo della Repubblica, osservando gli animali e osservando la loro capacità di usare gli strumenti, dice: tutto ciò ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. Naturalmente le persone possono dire: ma io voglio essere padrone del mondo, voglio dominarlo. E molte persone svilupperanno nella loro testa questa idea di dominio del mondo, di voler dominarlo, di esserne i padroni. Molte persone. E abbiamo visto nella storia quanti disastri queste persone hanno combinato. Si chiama sindrome da onnipotenza. Mentre invece, se riconosci nell'altro l'intelligenza, se nell'altro riconosci la volontà, la capacità di adattamento, la capacità di trasformazione della vita, allora, quando riconosci questo, ci deve far capire che non siamo i padroni del mondo, ma dobbiamo coabitare. E così, passando alla Repubblica del 27 ottobre del 2005, scopriamo. Londra. La ricerca della Essex University conferma una credenza. Anche gli elefanti piangono. Così i pachidermi onorano i loro morti. La leggenda, secondo cui esistono cimiteri degli elefanti, in cui le creature della savana si riuniscono per commemorare i defunti, ha trovato una conferma scientifica. Uno studio triennale condotto in Africa da ricercatori della Essex University, pubblicato sulla rivista Biology Letters della Royal Society, rivela che gli elefanti danno grande importanza ai morti e che si sentono spinti a toccarne delicatamente le ossa di esemplari deceduti con la proboscide e le zampe. Quando trovano i resti di uno di loro, dice la dottoressa Karen McComb del Daily Telegraph, gli elefanti ci girano intorno compiendo uno stretto cerchio con le orecchie e la testa abbassati, mostrando tensione. Quindi toccano e odorano la carcassa. Se ci sono ancora le zanne dell'animale morto, le raccolgono con la proboscide e le portano via con loro.
Tuttavia non sembrano fare distinzione fra il cadavere di un elefante del loro branco o uno sconosciuto. Lo studio conclude che gli elefanti hanno molte caratteristiche similari agli esseri umani, inclusa quella già conosciuta di piangere. La ricerca è stata compiuta dall'Amboseli National Park, Amboseli National Park in Kenya. Bene, provate a riflettere anche su questo. Cioè, noi praticamente abbiamo una parte di espressione di quella che è la natura. La natura nel suo insieme ci comprende tutti, ma non ci comprende semplicemente tutti come numero di specie o come quantità di specie, ma ci comprende tutti per tensioni, per emozioni, per desideri, per bisogni, per modi che abbiamo di affrontare la nostra vita. E queste, ognuna di queste espressioni, che tagliano di traverso ogni specie della natura, si chiamano dei. E questi dei comunicano fra di loro attraverso le loro emozioni. E lo vedremo più avanti, quando faremo gli altri capitolati del programma che sto facendo, come in realtà alla base di tutto ciò che noi facciamo c'è la struttura emozionale. La struttura emozionale di ogni essere, la struttura emozionale di tutti gli esseri della natura è in continua simbiosi ed è in continuo mutuo scambio di relazioni e di comunicazioni. È chiaro che se qualcuno invece è diventato sordo al mondo e si pensa creato ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone che lo fa padrone del mondo e che deve dominare il mondo, significa che ha chiuso le orecchie al mondo, significa che una parte di lui è morta. Il Gazzettino, 30 novembre 2005, Giappone. Le scimmie parlano con accenti diversi. Ricercatori nipponici dell'Università di Kyoto hanno scoperto che le scimmie hanno grida diverse secondo il luogo dove vivono, un po' come gli accenti dei linguaggi degli esseri umani. Studiando il linguaggio di due gruppi di macachi della stessa specie, hanno infatti rilevato che uno parla con una frequenza di 110 Hz più alta dell'altro. Bene, allora, siccome ormai la trasmissione volge alla fine e io sono arrivato alla fine del primo capitolo, questa sera, dalle ore 19 alle 20, vi farò questioni della vita fetale, il primo mondo della vita. Cioè, in questa prima trasmissione ho voluto portarvi tutta una serie di dimostrazioni di carattere scientifico, cioè sono gli ultimi studi, gli ultimi lavori, avete sentito 2003-2005, e ne ho almeno un altro 150 a casa, solo che ieri ho dovuto lavorare abbastanza in fretta e dopo ho fatto anche quella sciocchezza di dimenticarmi le date, di lasciarmi in casa gli appunti per le date dei dibattiti, per riuscire a selezionare un certo numero di temi che mi permettesse di affrontare questo argomento. Ed è che l'uomo, visto dal punto di vista della stregoneria, non è altro che il prodotto della società, della natura in cui vive. Per cui, se io sono il prodotto della natura in cui vivo, significa che ho dentro di me tutta la capacità per relazionarmi con tutti gli esseri della natura. Cioè, il porcospino che trova la pianta che gli serve per curarsi, o gli altri animali che lo fanno, non è che lo fanno perché sono andati all'università di Padova a studiare medicina, ma lo fanno perché hanno la capacità di relazionarsi emozionalmente con gli altri esseri e possono comunicare con tutti gli altri esseri, tutti quegli esseri che non si sono tappati le orecchie. Allora, se noi abbiamo dentro tutto questo e abbiamo la concezione di questo, abbiamo una relazione col mondo. Cioè noi,
viviamo come apprendisti stregoni, come pagani politeisti, viviamo all'interno del mondo, siamo parte del mondo, non lo dominiamo, non vogliamo possederlo, anche perché a cosa ci interessa possedere il mondo se l'arco di una vita umana va da 1 a 70 anni, 80, no? Pensate che possedere il mondo possa permetterti di vivere meglio soltanto se il possesso è il tuo modo di vita. Se non hai altri piaceri di relazione col mondo, allora il possesso è il tuo modo di vivere. E allora fai come il frate che va a stuprare le ragazze perché lui non è in grado di avere relazioni. Ma uno stregone, chi pratica stregoneria, un pagano politeista, sa di essere parte del mondo e sa riconoscere, questo è un aspetto che vedremo più avanti, gli dèi che attraversano il mondo e sa agire attraverso le emozioni, sa agire attraverso gli dèi per entrare in comunicazione col mondo. Questo è il primo argomento. Questa sera dalle 19 alle 20 farò questioni della vita fetale, il primo mondo della vita, il primo mondo è la nascita del feto. Bene, do il via alle telefonate se qualcuno volesse telefonare. 049 Ciao, anch'io. Dimmi. Pronto qua. E guarda, la trasmissione è veramente interessante perché io ho sempre amato gli animali e ho sempre pensato anch'io che loro possano pensare o essere un po' più evoluti di quello che si pensa, insomma. E un dubbio mi è messo in testa e ti sono veramente grato. Allora, dicevi che gli animali adesso, elefanti, un po' tutte le specie, stanno evolvendo nuovamente, no? Ci sono dei salti evolutivi, certo, anche nell'uomo c'è. Esatto. E, dunque, il discorso è, se rimaniamo sul discorso che anche l'uomo deriva dalla scimmia, giusto? L'uomo deriva dal battere. Ah, ok. Comunque il passaggio prima dell'uomo sarebbe la scimmia. Diciamo che esistono varie stratificazioni cerebrali, dire la scimmia è una cosa molto generica. Diciamo che ci sono tutta una serie di mutamenti che vai dal brodo primordiale con tutte le trasformazioni fino a ciò che sei oggi. Sì, il dubbio che mi è messo in testa è che l'uomo adesso si trova in un altro momento, insomma, storico, quello che può essere, o comunque è sempre in corso su evolversi ancora, no? Cioè, ci sono stati scoperti due geni che sono estremamente recenti, uno a 30.000 anni, un altro a 5.000 anni, che stanno ristrutturando la struttura dell'uomo, però chiaramente è tutto un corso ancora. Ok, e a questo punto il mio dubbio è, la scimmia arriverà di nuovo, cioè le scimmie che arriveranno tra anni e anni diventeranno uomini? Forse non so se loro diventeranno uomini, cioè io non prenderei la domanda. Allora, in stregoneria non esiste un modello di verità, capisci? Cioè esiste semplicemente il togliere quelli che sono gli ostacoli davanti alla vita, ma non esiste un modello di verità, per cui noi non sappiamo cosa diventeranno. Certo, ci sono delle trasformazioni, sono trasformazioni che nascono in continuo. Cioè la natura fa miliardi di esperimenti, qualcuno gli riesce, la maggior parte falliscono, chiaramente oppure vengono riassorbiti, però è in continuo, cioè è un crogiolo di vita, capisci? E la vita stessa si trasforma, vede, capisci? Si vede chiaramente anche certo. Questa cosa. E il punto è appunto se l'uomo è arrivato tramite, insomma, da scimmia evoluta, come mai le scimmie adesso non hanno fatto questo salto? Probabilmente non hanno avuto bisogno di farlo, no? Cioè le trasformazioni ci sono quando c'è bisogno delle trasformazioni, altrimenti non... Va bene, devo mettere giù perché devo chiudere la trasmissione. Okay, dai, grazie alla trasmissione. Ciao, ciao. Mi interessava. Ok, ciao. Ciao, ciao. Eccolo qua. E io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda trasmissione e parleremo della vita fetale. Ciao a tutti e a risentirci allora alle ore 19. Ciao, ciao, ciao.